Vittoria meritata, una vittoria voluta, una vittoria, un vantaggio dentro il quale la squadra si è aggrappata fino alla fine, giocando una partita di grande intensità, chiamando a raccolta qualsiasi tipo di energia, con calciatori che sì, probabilmente sono più palleggiatori che interditori, però quando poi si sono assieme si sono saputi calare anche nell'agonismo finale, perché la partita ha richiesto anche questo. Potevamo anche far più di un gol, però la squadra mi è piaciuta perché ha giocato anche con una buona maturità, una buona autostima. Tre punti che ci fa star lì. Dico sempre che questo è un campionato equilibrato, molto equilibrato. Una domenica vinci sei dentro, una perde sei fuori. Non bisogna mai perdere la fiducia. E questi calciatori fino ad oggi hanno avuto questa grande risorsa. Dopo la sconfitta in casa con il Frosinone è stato in grado di andare a vincere fuori. Dopo la sconfitta in casa con l'Atalanta è stato in grado di andare a vincere fuori. Perché il calciatore ha sempre respirato la fiducia di poter fare qualcosa in più, qualcosa in più. Poi adesso questa vittoria ci mette lì, stiamo lì. Bisogna avere la capacità di dar continuità sempre, di non perdere mai, o perdere pochissimo, perché essendo equilibrato il campionato può riservare sorprese per tutte le squadre che stanno lì. Quelle che sono lì sono competitive, sono forti. Ai calciatori ho detto che il Milan sia una squadra forte, che però loro non erano e non sono da meno, che l'avremmo potuta giocare quantomeno alla pari. E probabilmente l'abbiamo fatto meglio, pur riconoscendo che il Milan ha al Milan le qualità di una grande squadra, giovane, di palleggiatori, di giocatori forti nell'uno contro uno, di personalità. Quindi la vittoria ha un valore superiore perché ho ottenuto contro una squadra che a me piace molto, ma al di là che il fatto che piace a me non significa nulla, ma una squadra che ha valore, che è forte, che non perdeva in casa da forse 4-5 mesi, squadra che ha chiuso tante partite senza subire gol. Ragazzi straordinari, la squadra mi dà anche il sangue, nel senso che sono attaccati alle cose che facciamo, ma è stata anche una partita emozionante, credo, perché lo stadio si respirava questo trasporto, questa gente, lo star con noi, anche la gente, sembrava la giocassero anche loro in campo, no? Quindi a me è stata anche una partita emozionante, vibrante fino alla fine. Io credo che anche i nostri tifosi possono essere molto contenti di come la squadra ha saputo giocare, soprattutto al di là delle qualità che hanno, ma soprattutto con il cuore, con trasporto, sentendo la maglia, l'appartenenza.